Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare un po' di questo cavallo qua, che è un nuovo arrivato, non tanto nuovo, è già un paio di mesi che è con noi. È un puro sangue e è un sinistro introverso. Per chi ha seguito un pochino il mio video sa già un po' cos'è il sinistro introverso. È un carattere, verrebbe definito pigro nell'equitazione tradizionale. Come vedete lui ha un vizio che è tipo il ticchio d'appoggio, nel senso che fa così per deglutire l'aria, anche se il ticchio d'appoggio è tipicamente quando si attaccano alla recinzione, eccetera. E questa qui è una cosa che nella sua scuderia era abbastanza comune, è un vizio e si può attaccare, cavalli stressati fra di loro se lo possono attaccare. Purtroppo nel puro sangue, vivendo delle condizioni che non sono quelle idonee, ma soprattutto non sono delle condizioni da cavallo, a volte capita che si vede che poi sviluppano questi vizi qua, e non è affatto facile toglierli, perché è proprio una condizione mentale e poi dopo diventa un'abitudine e non è proprio una cosa semplice. Quando gioca con i suoi amici non lo fa, e infatti è per questo che lo teniamo in branco il più possibile. Questi cavalli qui hanno bisogno veramente di stare fuori, stare il più possibile in branco con altri cavalli, in modo che pensano a tutto all'infuori che a mettersi a fare questi movimenti strani qua per deglutire l'aria, che poi porta a coliche, porta tutto un sacco di problemi. Lui probabilmente lo fa adesso perché è un pochino a disagio, quando va in disagio lo fa un po', è un pochino a disagio perché non è molto abituato a venire in campo e a giocare con noi esseri umani, a essere mosso come facciamo noi, come ci giochiamo noi, e non è molto confidente con se stesso in qualità di studente, si dice noi che si fa parecchio. Ora, nel video di oggi vi voglio far vedere un po' quelle che sono le cose che possiamo fare per aiutare un cavallo così, che è definito, come vi dicevo prima, pigro, a essere un pochino più volenteroso, motivato nel fare quello che noi gli chiediamo. Ma questo lo guardiamo dopo la sigla. Grazie. Allora, com'è che posso fare per rendere questo cavallo un pochino più motivato nel fare quello che noi gli chiediamo? Nel tradizionale si parla di cavallo pigro, noi non diciamo cavallo pigro, noi che studiamo Parelli, ma parliamo più di cavallo non motivato, ok? Che non trova interessante fare quello che gli chiediamo noi. Ultimamente ho ricevuto un messaggio da una persona che mi segue, come tanti di voi, e che mi chiedeva appunto come poteva fare per risolvere il problema del cavallo che non vuole avanzare. Solitamente quella cosa lì la mettiamo a posto prima da terra e poi da sella, come una miriade di altre cose, e lo facciamo semplicemente cercando di far capire al cavallo che quello che noi gli chiediamo può avere anche, anzi di solito ha un risvolto positivo in quello che lui andrà poi a fare. Ne trarrà dei vantaggi, in sostanza. La prima cosa è quella di fargli capire bene quali sono le nostre indicazioni, i nostri comandi, perché lui non lo sa quando gli chiedo cosa fare. Vi ricordate un po' il gioco del circolo? Se non ve lo ricordate, magari vi metto qui su la playlist che vi insegna un pochino a lavorare nel gioco del circolo con il vostro cavallo. La prima cosa che io voglio da un cavallo così è che risponda e non reagisca. Ricordate un po' cosa significa rispondere e non reagire, ok? Rispondere vuol dire fare quello che io chiedo e smettere di farlo quando io smetto di chiedere. Reagire vuol dire fare magari 20 volte con più energia o più distanza quello che io ho chiesto. Un po' come quando vado in macchina, do gas per appunto, ma la macchina scappa via come se avessi pigiato fino in fondo l'acceleratore. In quel caso vuol dire reagire, non rispondere. Allora, quello che voglio iniziare a fare è vedere se il cavallo risponde all'invio, ok? Quindi quando io faccio questo, che è la fase 1, il cavallo deve muoversi, deve cominciare a camminare da quella parte là.
e lui non lo fa. Quindi in questi casi qua tante volte le persone sono portate a pensare che è necessario fare di più. Invece quello che dobbiamo fare in questi casi è fare di meno, proprio perché voglio che lui pensi un po' a trovare la soluzione, una soluzione che lo porta a uno stato, a una condizione migliore rispetto a quella attuale. E quindi com'è che, perché faccio di meno? Faccio di meno, ah ok, voglio fare di meno perché è un po' come se andasse in contrasto con il suo riflesso d'opposizione. Cioè questi cavalli qui hanno veramente forte dentro di loro il riflesso d'opposizione. Quindi io chiedo di fare A e loro vogliono fare B. Io chiedo di fare tanto e loro fanno poco. Allora a quel punto cosa faccio? Chiedo di fare poco e ottengo che invece loro di solito fanno di più. Lui, se lui continua a voler andare piano, io posso chiedergli di andare ancora più piano, pianissimo, proprio un passo alla volta, ancora più piano, ma non fermo, è più piano, è ancora più piano di così, però non è fermo, questo, un passo, e troppo veloce, vai più lento, un passo, troppo veloce, ecco, piano, così, e lo lascio andare. E a questo punto è lui che lui dice, ah, allora io faccio a questa maniera così te mi lasci stare. Sì, però va a questa maniera andando e non stando fermo. Quindi di nuovo e lascio. Lui vuole fermarsi e io gli chiedo di nuovo di andare più piano. E no, passi troppo lunghi, vedete la V che fa tra un anteriore e l'altro? Quella la voglio piccola, non la voglio grande. Ecco, bravo, questa andava bene e lo lascio andare. E questo lo posso fare fin tanto che lui non comincia a dire, forse è meglio se faccio un giro completo. Altra cosa che posso fare poi è quella di usare un po' delle linee dritte, perché come vi ho già spiegato in altri video, le linee dritte servono per accelerare i cavalli, cioè fanno sì che il cavallo vada più veloce, mentre le linee curve fanno rallentare il cavallo. E lo posso fare in una maniera che lui ne trova grande giovamento, tipo ad esempio portarlo da un punto a punto, come vi ho già fatto vedere in un altro video che magari vi metto su nella descrizione, qui in alto. Adesso voglio che metta il naso lì sopra. Eccolo là, vedete? Lì c'era un premio. E lui comincia a dire, interessante però sta cosa. Allora se vado a mettere il naso su un bidone, forse ne trago un vantaggio. Qui porto naso sul bidone. E là, è andato subito a cercare. Ah, è cascato. Non c'è più. È cascato. Andiamo da un'altra parte. Andiamo a vedere se c'è qualche cosa da quest'altra parte. Lui lo cerca, dice, ma era cascato, l'avevo visto. Ok? Quindi devo sempre usare bene le fasi, eh? Quindi fase 1, 2, 3, 4. Fase 1 è la mano. Fase 2 quando alzo lo stick, giusto questo è già fase 2. Fase 3 ruoto lo stick, fase 4 colpisco in terra. Dopodiché parto di nuovo. Adesso posso metterci un circolo e vedere se lui riesce magari a darmi qualcosa di più. Ecco,
pochino di trotto e immediatamente lo porto a un'altra destinazione. Se vai un pochino indietro lo becchi, eccolo là. Vedete, io in questo caso qui non sono più qualcheduno che lo vuole fare lavorare, ma è qualcheduno che l'aiuta a cercare delle soluzioni. E lo stesso adesso rifaccio uguale, lo mando nel trotto, provo a vedere se mi rimane nel trotto anche dietro di me, ottimo, e lo porto di volata. Vedete che ha accelerato? Sì, avevi fatto proprio bene. Avete visto che ha accelerato per andare verso il bidone? Non lo trovi? I cavalli non hanno una visione molto buona davanti al naso, per questo che usano anche le vibrisse, quei peli che sono qui sul naso. E possiamo andare avanti ancora. Possiamo provare di nuovo a fare un pochino di trotto. Vedere se questa volta dice ah ok, questo, ah bravo, è andato subito a cercare la ricompensa. Questo è un esercizio semplicissimo che potete fare con qualsiasi cavallo, potete farlo anche con i cavalli che hanno molto impulso, ma sui cavalli pigri, come vengono definiti, gli date quel giusto di motivazione che gli permette di trovare interesse in quello che volete voi. Ma dal loro punto di vista è qualcosa che vogliono loro e quindi alla fine tutti siamo contenti, loro perché ci mettono più impulso e forza di volontà in quello che noi chiediamo e noi perché siamo riusciti a ottenere un cavallo un pochino più motivato. La stessa cosa la potete fare da sella, ma questo ve lo faccio vedere in un'altra puntata. Grazie mille per l'attenzione e se vi piacciono questi video lo sapete cosa dovete fare, dovete cliccare su iscriviti e sulla campanella per ricevere le notifiche. Alla prossima settimana, grazie.